È una prigione. No. Mi siamo ammanettati. È vero, sono ammanettato prima. No, e adesso? Non lo so. Guarda, ci hanno messo anche la ciotola per mangiare. Io non mangio in una ciotola. Non credo che sia una ciotola per mangiare, perché... Cavolo, c'è un timer. 29 minuti. C'è mezz'ora di tempo. Sì. Mezz'ora. Mezz'ora di tempo. Guardiamoci attorno. Aspetta, guarda qua, ci sono dei cassetti. Dobbiamo fare tutto assieme. Chiuso. Ora. È chiuso. Anche qua è chiuso. Ma questo che cos'è? È un display. Sì, ma non funziona. Sembra tipo il pannello di controllo della porta. È vero, sembra un pannello di controllo, però non sta funzionando. Dove siamo finiti? Non lo so. Qui c'è una sveglia. Allora, guardiamoci bene attorno, Luca. Ci sono anche dei numeri, delle scritte sopra le cose. Guarda, lì c'è una valigetta. Lì c'è una valigetta, è vero. C'è la valigetta ed è ovviamente chiusa. Basta. Quanti punti di domanda? Perfetto, c'è qualcosa dentro. Scuoti. Bene. Abbiamo trovato una valigetta chiusa. Però come siamo così permanettati. Luca, abbiamo meno di 27 secondi. Minuti! Minuti, mi sto rendendo. Allora, qua c'è un'altra valigetta, Luca. C'è un'altra valigetta. Chiaramente servono le chiavi, sennò come facciamo? Guarda tutte le scritte che ci sono in giro, 15997. Era giovane. Tutte le tacche dei giorni. Guarda, anche qua, pieno di tacche dei giorni. Sì. Guarda, ce ne sono altre, seguiamole. Qua altre, magari sono un indizio. Qua altre. Cos'è? Che non sveglia i soldi? Perché suona? Ho mutato una cosa. Che cos'è? Non si spegne. No. Che cos'è? Allora, vediamo la luce. A girare intorno. C'è un 4. Però giralo. Niente, non c'è niente. Magari ci sono dei pezzi. Ci sono altri pezzi. Pezzi può essere. Allora dobbiamo trovare altri pezzi. Però io vorrei slacciarmi da te. Perché questa cosa mi sta facendo venire l'ansia. È facile, se c'è la rinchiusa qua dentro. Allora. Aia, che ti aspetta? Aspetta, che ti... mi stai facendo così male. Fammi vedere qua dietro. Aia. Guardiamo nei letti, magari lì la chiave. Aspetta. Scusami, Luca. Tu guarda sopra, io guardo sopra. Ci sono altre scritte, guarda. Bubi. Guarda, c'è un occhio, 6, 11, 86, Zulu. Jessica, Lisa. Disegni strani. Le cuscini. Niente. Sì, guarda. È entrato una torcia. Torcia. Funziona? Sì. Sì, funziona. Guarda, okay, che c'è un buco, guarda il buco. Luca. Ma che ti... Ah, la mia mano, perché tiri? C'è qualcosa nel buco, Bubi! È vero! Bubi! Aspetta, non mettere la mano! Allora la metti tu! Ma no! Io metto la torcia! Sono delle chiavi! No. No, Luca! Yeah! Ok, aspetta, tieni il puzzle? Sì! Ok, provali subito! Deciditi! Katia! 24 minuti! Finalmente, libera anche me, grazie! Aspetta, abbiamo perso la chiave! Ah, eccola! Dai, Luca, non abbiamo dato il tempo! Questi ci lasciano qua dentro se... Allora, ragioniamo. Ok, ci siamo liberati dalle manette. Perfetto, abbiamo trovato un 4. Quindi ci sono altri pezzi. Bisogna guardarsi attorno. Ah, qua c'è. Qui abbiamo le due valigette. Guarda!
C'è Marzo qua. Ah, allora ok, sono in giro. 4-2. 4-2. Allora, 4-2. 4-2. Bisogna cercare altri pezzi. Sono disseminati in giro allora. Nei commenti hai guardato bene te? Me? Passa la luce. Guarda sotto. Qua c'è un altro. Ci sono anche altre scritte. 15997. Ma non è che è il codice dei lucchetti? Sono sì, 4 cifre però. E questi sono i numeri più di 4 cifre. Abbiamo 22 minuti, Katie. E guarda! Eccolo un altro! Prendilo! Con i piedi l'ho toccato! 7. E come facciamo a sapere? Quanti numeri ci sono? Secondo me ci sono altri pezzi in giro. Come sempre niente. Qua guarda, ne ho trovato un altro. Ma va! Ma che bravo! Bravo! A me non mi verrebbe mai in mente di guardarmi sotto. Vediamo per sotto. Allora, quanti numeri sono lì da mettere, scusami? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sono 4. Ok. Ok. Allora, se questo. Io ancora... intanto continuo a cercare. Carlo, non so se ce ne sono ancora di pezzi in giro. Devo... Ma c'è qua sotto? Allora, per dire la mia pena. Ma scusami, ma dovrebbero essere tutti i pezzi, scusa, eh? Dici, ma magari non c'entra niente con questo. Cioè, stai basando una roba su una cosa che non c'entra niente. Ah. Però, aspetta, però ci sono delle lineette che magari ci fanno, ci aiutano. Ah, non ci ho pensato alla lineetta. Guarda. Ok. Aspetta, tieni un attimino, tieni. Sì. Fammi vedere. Così. Come 17 minuti. Wow! Sì, è lui, è lui! Bravo, lui, bravo! Bravo! Aspetta, come lo leggiamo questo numero? 5427. Ok. Bravo! C'è la lampadina. La lampadina. Ok. Fantastico. E ora cosa facciamo? È una lampadina senza cavo. Quindi dobbiamo cercare il cavo. Luca, dai, non perdiamoci, dai, ma abbiamo 15 minuti. Ma come 15 minuti? Sta volando il tempo. Non so che cosa cercare, l'ho già guardato ovunque. Non so cosa fare. Luca, dai. Come facciamo? So. Allora, quella lì l'abbiamo aperta, abbiamo trovato la. Ma ci sono delle manette. Lì ci sono delle manette. Abbiamo, sì, 15 minuti. Ah, è vero. Niente. 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 Allora, questo non serve. Qui c'è una catena, Luca. La catena infinita, praticamente. Ma assurdo. Non so, ci sarà... Non è che faccio scattare qualche trappola? Questo sta finendo. Cosa c'è? Si è bloccata. Cosa c'è? Non so, c'è qualcosa da di bloccare. Guarda. Cosa sono? Chiavi? Wow! Dai, dai, muoviamo così. Ok, allora qua c'era la cassetta di sicurezza. Sì. Aspetta. Rimangono 13 minuti. No. Gira. No. Ok. Cos'è che c'era da aprire? Quello! Luca! Ok, vai. Sì. Non c'è niente. Guarda, aspetta. Okay. Cosa? Ok, cosa ci sono? Niente, cazzo. Vai, tirami fuori, tirami ci sta tirando. Ok. Wow! Sì, il cavo, ok. Dove lo colleghiamo ora? Scusa, dov'è che è attaccato prima? No. Da nessuna parte, ho provato su quella lampada. Guarda, qua c'è una cosa. Ma va, perfetto. C'è una prolunga. Ok. Non l'avevo neanche lui.
Siediti, collegano a te. Ok. Vado. Ok. Facciamo un nodo. Dai, Luca, veloce. Cosa devo fare? Boom. Spengo la torcia. Ok. Guarda attorno. Magari per trovare. Guarda le cassette, guarda se magari vedi, grande, vero? Ok, niente. 11 minuti. 11 minuti. Niente. Niente. Ok. Dai, Luca, però pensa. Pensa dove potrebbe esserci qualcosa. Qua ci sono un sacco di scritte, guarda che ti... Secondo me qua c'entra qualcosa, è pieno di scritte. In questa no, qua è pieno e anche qua sopra è proprio pieno. Può essere che ci sia qualcosa di nascosto. Ma magari qua dietro al cartello? Boh, qui c'è qualcosa. Cos'è? Non capisco, cos'è? Fa vedere. Cos'è? C'è un cuore, pasticciato. Sembra una sedia. Una sedia, c'è una sedia. Buona, una sedia. Una sedia delle chiavi. Sembrano una delle chiavi. Chiave questa, una sedia delle chiavi. Ok. Magari c'entra qualcosa. E dentro forse? C'è un rumore. Sì. Vai, smontala, smontala. Non riesco. Guarda tutti i tappini per la ripartiamo. Fantastico, ok. Ah, questa. Aperta, Bubi. E non c'è dentro niente. Non c'è dentro niente. C'è il doppio fondo, si muove. Sì. Cos'è? Una lettera. 9 ottobre 2018. Dai. Sono rinchiuso qua dentro da 4 anni e domani proverò ad evadere, dato che tra 2 giorni verrò messo in isolamento. In tutto questo tempo ho studiato le guardie e ogni anno cambiano il codice di sicurezza della cella, seguendo un determinato schema. Il primo anno era 6 uguale 3, il secondo anno 8 uguale 4, l'anno scorso 10 uguale 5. Ok, andiamo lì, del pannello di controllo sta parlando. Quest'anno sono riuscito a scoprire solo la prima cifra, che è 14, ma ormai sono sicuro che la risposta sia 14 uguale 7. 14 uguale 7. Domani scapperò da qua, ma nel caso in cui non dovessi farcela, lascerò tutti gli indizi per aiutare qualcun altro ad evadere da questa prigione. E siamo noi. E siamo noi. Quindi 14 uguale 7, ma non sta andando. Non va, non va. E quindi non ha senso sta cosa. Ce l'ho scaricata. Non ha senso, capito? Scusa, queste qua sono quelle che vanno a pannelli solari, Luca. Eh? Guarda. Che cosa? Guarda, 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 se le illumini. Che cosa? Vanno. Va luce, va luce. Si è acceso. Solare, si è acceso, guarda. Quindi, qua dice... Quest'anno sono riuscito a scoprire solo la prima cifra, che è 14, ma ormai sono sicuro che la risposta sia 14 uguale 7. 14 uguale 7. Enter. Enter. Niente. 14 uguale 7. 6 uguale 3. Riprova, Bubi. 6 uguale 3, perché Fax sta calcolando la metà, vedi? 6 uguale a 3. 8 uguale a 4, quindi vedi? La metà di 6 è 3, la metà di 8 è 4, la metà di 10 è 5. Fammi leggere, fammi leggere. È la metà, 6 uguale 3, 8 uguale 4. È qualcosa che fa 7, giusto? 5. No, praticamente vedi, il primo anno era 6 uguale a 3, quindi la metà 6 è uguale a 3, quindi 3 è la metà di 6, 4 è la metà di 8, 5 è la metà di 7, 10. 14. 7 è la metà di 14, ma non funziona. 6. 6, 8, 10, allora, 6, 8, ah, non è la metà, senti,
Non è la metà. Adesso io proprio li stavo scrivendo. Ma sei, sono tre lettere. Otto sono... Otto. Quattro lettere. Quindi 8 uguale a 4. 10 uguale a 5. Quindi D, I, E, C, I. Per te 14. U, A, T, A, D, I, C, I. 11. 14 uguale 11, prova. Allora, 14 uguale 11. Enter. Vai. Questo? Sì. Si è aperta. Si è aperta la porta! Vai, scappa! Vai, scappa! Sì, ce l'abbiamo fatta, Katy! Sì, siamo liberi! Grande! Ce l'abbiamo fatta! Ma che fatica è stata, raga, davvero! Bello, bellissimo! È stata un'avventura bellissima! Non ci sarei mai arrivata alla cosa dei numeri, assolutamente non ce l'avevo! Ma nemmeno io, però mi sono messo a scrivermi sopra la scrivania con sì, ma non ho fatto in mente della parola. Perché ho scritto 6, e guarda te, non ho 3 lettere. Assurdo, raga, è stato bellissimo! Fantastico, veramente, fantastico. Bellissima anche la prigione. Spettacolo. Che oltretutto è la nostra cantina. Abbiamo svuotato completamente, arredato, ma tutte le trappole sono state fatte da Valentina, Tanzio e Lello K. Brava. Che ci hanno dato una mano. Bravissimi. Bello. Bellissimo, bellissimo. Speriamo, raga, che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like e scriveteci nei commenti quale altre escape room dovremmo andare a realizzare o da quali altre escape room dovremmo fuggire. Dovremmo fuggire, infatti fuggire direi che è la parola giusta. Inoltre, raga, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video con una notifica. Perché comunque sia, non vi preoccupate, anche se la notifica non vi arriva, noi tutte le sere alle ore 21 pubblicheremo un nuovo video spaziale come questo. E quindi, raga, ci si vede domani. Sì, vediamo domani. Ciao, raga! Ciao!